Già una volta era successo che ci fosse un'invasione di insetti in casa. È stato qualche estate fa, o era Natale forse. Non ricordo quando è stato che con Mara ci accorgemmo che dalla dispensa fuoriuscivano in volo delle piccole farfalle che avevano fatto il nido dentro i pacchi del riso. Bisogna fare pulizia, buttare via tutto. Ecco cosa ci dicemmo allora. E dopo aver svuotato la dispensa, quell'odiosa invasione alata terminò. Questa volta è diverso. L'invasione giunge dal balcone, dai vasi ormai pieni soltanto di terra secca e vecchie radici morte dei fiori che furono. Formiche. Implacabili. Varcano il confine della porta a vetri e, seguendo traiettorie invisibili ai miei occhi, arrivano di volta in volta ad assaltare una tazza di caffè lasciata sul tavolo, il barattolo di miele da sfodelo o costellazioni di briciole dimenticate. Nonostante io abbia cosparso la soglia del balcone col veleno, continuano ad arrivare. Per ogni formica morta al fronte, ne trovo decine a brulicare sul tavolo. Forse hanno trovato una via sotterranea, un percorso segreto, attraverso qualche mattone forato, in qualche sostrato della casa, che permette loro di infiltrarsi ovunque, di sconfinare sempre più all'interno della casa. Nelle ultime notti ho avuto la netta impressione di essere svegliato dalla loro marcia silenziosa. Le ho sentite in transito sulla pelle di una mano, sulle guance. Io lo so dove vogliono andare. L'ho capito che non si accontenteranno di qualche briciola o di una goccia di miele. La casa non è il loro vero obiettivo. Vogliono entrarmi in testa, lo so. Vogliono entrare dentro il mio cervello, attraverso le orecchie, gli occhi e la bocca, e colonizzarmi, far sì che io diventi la loro tana, un formicaio semovente asservito alla loro volontà. Ma questa è la notte della resa dei conti. Ho cosparso il veleno tutto intorno alle mie orecchie, attorno agli occhi e sulle labbra. Lo vedremo all'alba, chi l'avrà spuntata.